Peccato, peccato, peccato. Avanti. Eccolo. Willy Fox. Vabbè, a sto giro va bene. Tre terre, giochiamo per primo. Sì, va bene, va bene. Ok. 1, 2, 3, 4. Willy, che hai deciso? Posso? Io bevo nel frattempo. Frattempo bevo un po' d'acqua. Bianco-nero. Bianco-nero, bianco-nero. Io non gli dico che c'è il blu anche, però. Glielo tengo nascosto. È un gioco un 3-1, che volendo può diventare 4-2. Perché no? A parte che preferirei giocarla su questo. 2-3, diventa 3-4, diventa 4-5. Con una carta, eh? Bianco-nero-nero. Ora io lo facciamo vedere che abbiamo il blu. Ah, qualcosa ce l'ha in mano, che sia un istantaneo o uno che si cicla, qualcosa c'ha. Vediamo. E allora, vai sergente. Comunque sono 6 danni. Se non li toglie o non cala blocchi adeguati alla situazione, comunque sono 6 danni. Beh, io te vengo a trovare. Se vuoi. Ah no. E allora calo lui. Gli mettiamo un po' pressione, eh. Potrebbe avere problemi di mana. Vedo che sta a 3 e non cala nulla. E invece c'è là il mana. Quindi leggo. Tappa 1, tappa questa, sacrifica un'altra creatura, guadagni punti vita pari alla costituzione della creatura sacrificata e peschi una carta. Mazza, fa un sacco di robe qua cosa. E. Ah, sei brutto. È brutto perché mi può bloccare qualunque di quelle che ho. E allora io ti picchio con questo. Buongiorno. Ci andiamo a prendere il rosso perché ho carte col doppio rosso. Quindi. Ha pure il verde, c'ha quattro colori lui. Preoccupante sta cosa, che mo ha visto pure l'altro colore. Ecco perché non calava. Ok, è tornato a 12. Ok, anche questo non mi tocca la creatura mia. Anche questo stesso discorso è quello di prima, non c'è scritto che lo devi fare nel tuo turno, quindi se io attacco lui potrebbe dire blocco con questo la creatura più grossa,
Cos'è sta cosa? Questa magia al lampo. Ah, come cosa si chiama? C'è questa magia al bersaglio. Ecco. Cattivo. Brutto. Poi c'è sto 2-4, c'è che io mi volevo. Con questa. Lo tolgo con questo perché come così. Questa non è umana, no, è una volpe. Ce li prendiamo, 6 danni? Ma che noia. Gli do più uno all'altro? Ma non mi sembra il caso. Lui stava bloccando, avrebbe dovuto mettere due segnalini. Ma c'è un problema a sto gioco oggi. Scusa, se sta bloccando invece metti due segnalini di prevenuto su di essa. Ma vabbè, ok, a me fa piacere, ma non capisco. Non ho capito, scusa, una creatura avversaria prende più 2 fino alla fine del turno. Se sta bloccando, invece metti due segnalini più o meno di essa. Bug? Sospetto di sì, perché... E... Vabbè, questa la caliamo. E passiamo. Adesso no, inutile. Ha calato quel 2-2 che è fastidioso perché se attacco col 3-1 che se diventa 4-2 muore se lo blocca, quindi io sto ancora a pensare qua alla carta di prima, ma quello è un bug per forza. Ah no, te lo dico io, lui non aveva dichiarato il blocco. Quindi lui l'ha fatto prima, siccome non era una creatura bloccante, non l'ha preso i segnalini. Ah, salve. A chi dai tocco letale? Un avversario bersaglio mette intorno... Oh, ok, risolvo. Qui? Mio turno. Questa potrebbe tornare utile adesso per poter attaccare. Facciamo così. Ok, e questa per un par di turni sta buona. Attacco tutte e due, via. Vediamo che fa. Ottimo. Così ci siamo tolti tutte e due quelle, certo. Lui rimane in 4-5, non in 2-2. Però abbiamo riequilibrato un attimo la situazione. Vediamo. Questa non è buona. Facciamo che ci peschiamo una carta. No, non me l'ammazza. Non me la uccidere. Falla entrare. Rara.
Vabbè, ok. E come mai ripio sta partita? Questa è comoda, eh? Aspetta, però questa dice una creatura bersaglio lotta con un'altra creatura bersaglio, non mia. Io posso far meno alle sue. Alchese, casse qualcosa con tipo tocco letale o più grossa del 4-5. 3-4, quando questo entra un umano bersaglio il controllo prende più 2 fino alla fine del turno. Ah, lui vorrebbe fargli prendere più 2 a quello. Ah, che fastidio. Allora, facciamo così. Ci potremmo togliere. Io mi toglierò quella cosa volante. Quindi farei così e così. Perché no? Ah, perché non c'ho la carta che mi fa pescare quando gioco le carte non creature. 8 danni qua, aia. Ok. Ma so 6, ma da 1. Pure. Così, anche volendo, non potrei attaccare. Proviamo. Ma credo che... beh, no, posso guadagnare 4 vite, vado a 7, poi sono perso. Via. No. Vabbè, ma mi ha gioca giocato 3-4 rare, mi ha preso all'altro, ma andiamo avanti, su. Vabbè, agente comunque, eh. Epimeteus 01, ma mi spiegate una cosa, ma sti nomi da dove li tirate fuori? Ma ci pensate la notte per scrivere sti nomi? Tengo, c'ho tutto, posso giocare tutto a parte questa, se non arriva mai questa doppio blu, tengo blu. Doppio blu. Addirittura. Addirittura. E vai. E risolvi. E risolvi, sì. Scusate, ma devo sentire un messaggio. Zitto, zitto. Vabbè. E ciao amore, sto finendo di registrare ancora il video. Ti chiamo come ho finito, eh? Un bacio. Ciao. Ok, tocca a me, vai. Terra e vabbè, potrei ciclare quello, ma per ora no. Per ora non vorrei. Ma io quello che come io sì, c'ho questo, no, non ce l'ho per ora. Io direi che ciclo. Ecco, fatto bene. Fatto bene, sì, vedi. E direi che intanto facciamo così. E cominciamo a mettere minaccia. Però di 8 segnalini. Mazzo, aiuto. Mazzo, aiuto. Se cala l'8-8 io non so proprio come le vallo poi. Mazza però, cioè. Mo? Che è sto coso? Non ha fatto torno in mano, serio? Mazzo, quello che spacca?
No, io ricalo questo, per forza. Ma no, pure i counter c'ha questo nel mazzo. Vabbè, cioè, è proprio erpeggio se è andato a trovare. Erpeggio che in un draft se è andato a fare il mazzo counter con questo, cioè, ma dai. E cala, addio. Vabbè, abbiamo perso la partita. Mazza che culo questo, però. Lasciate voti. Cioè, vergognate. Che schifo. Io non vedo terre, io ammazzo questa, ti è. Vuoi rimettere sotto qualcosa? Sì, questo. Comunque le terre non le vedo. Vabbè, caliamo questo. E passiamo. Sta partita è finita. Finita ormai. L'8-8 non saprei proprio come levarlo. Cioè, l'unica speranza è entro 5 terre che quello diventi 8-8 e li famo ammazzare tra di loro. Adesso avrei potuto farla avendoci in mano. Vabbè. Ok. Contro il culo, alzo le mani e mi arrendo. Vado, che schifo, regà. Mamma, che schifo. Davanti a sto popò di culo, io mi arrendo. Perché non è possibile. Cioè, non... Abbiamo comunque fatto due vittorie gratuite. Sono 250. Andiamoci a prendere ad aprire questi due pacchetti. Vediamo cosa ci sta dentro. Roba vecchia ormai, perché Coria già puzza di stantio ormai. Comunque, vabbè. Quello schifo del rimbalzino di prima. La donno, la lontra. Il pacifismo in una delle sue tante cose. Questo te fa pescare. Volpichetto, mamma mia, è brutto. Questo che ancora lo gioca un sacco di gente, ma tra un po' rota tutto, e meno male se ne vanno. E lo zolito, bella ciofeca. Ogni volta una creatura che controlli lascia il campo di battaglia, se avevano segnalini, metti quei segnalini su sto fregno. All'inizio del combattimento del tuo turno, se sto fregno c'ha segnalini, li puoi spostare su una creatura. Vabbè. Ah, belle ste rare. Madonna santa. Ok, intanto ci abbiamo preso una rara. E rara, una trilanda. Che amarezza, oltre al fatto di aver perso così qui, ma quindi proprio già, beh, ma pure i pacchetti è un'amarezza totale. Vabbè, vi ringrazio di aver seguito, buona giornata, buon proseguimento, alla prossima volta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividete. E attivate la campanellina. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!